Benvenuti, bentrovati. Nuovo appuntamento con Cycling Lens, la nostra puntata 221, che iniziamo tornando al nostro amato, sempre interessante ciclismo giovanile, in particolar modo, come spesso ci accade, grazie all'amico e collega Andrea Fina, quello del Nord-Est. Nello specifico siamo in Friuli, questa gara riservata alla categoria juniores è infatti valida come prima prova del Giro del Friuli ed è la Pordenone San Daniele del Friuli. Il velodromo Ottavio Bottecchia di Pordenone è tornato ad aprire le proprie porte al grande ciclismo per ospitare il ritrovo di partenza e le operazioni preliminari della Pordenone San Daniele del Friuli, prima prova della 20ª edizione del Giro del Friuli Venezia Giulia riservato agli juniores, messo in cantiere anche quest'anno con grande passione e professionalità dagli uomini della società ciclistica Fontana Fredda. Questa la prima prova, la seconda invece si disputerà sabato 20 agosto con la 33ª edizione della Casutta Cimolais. Un Giro del Friuli dunque che si disputa quest'anno su due prove decisamente impegnative e subito dopo il trasferimento con la carovana giallo-blu si giunge al chilometro zero posto a Porcia, dove anche i rappresentanti dell'amministrazione comunale abbassano la bandiera a scacchi della via ufficiale di questa corsa che si disputa sulla distanza dei 113 chilometri. Tre i Gran Premi della montagna che caratterizzano il percorso, i primi due posti sul Castello di Susans, il terzo invece sul Monte di Ragogna nel finale di tappa. Arrivo a San Daniele del Friuli, città di grande ciclismo, sul tradizionale rettifilo d'arrivo in salita che ospita ogni anno anche la Coppa Città di San Daniele riservata agli Elite e Under 23. Primi chilometri ad andatura pressoché turistica per il gruppo in un sabato pomeriggio di gran caldo che fanno da antipasto ad una seconda parte di corsa decisamente vivace e spettacolare. A tenere sotto controllo la situazione, come sempre, patron Gilberto Pittarella che guida la carovana del Giro del Friuli Venezia Giulia Juniores targato 2022. Una manifestazione che non poteva mancare all'interno del calendario nazionale riservato agli juniores e che la società ciclistica Fontana Fredda ha saputo recuperare in una formula inedita, diversa rispetto al passato, ma comunque di grande valore tecnico e sportivo, oltre che ovviamente in chiave promozionale e turistica dei territori attraversati. Questa Pordenone San Daniele del Friuli si corre tra le province di Pordenone e Udine e consente ai corridori di andare a misurarsi su un tracciato decisamente impegnativo. Dopo i primi 60 km pressoché pianeggianti, infatti, si entrerà nella seconda parte di corsa, quella disegnata nella fascia pedemontana di San Daniele, Ragogna e dintorni, dove in un crescere di difficoltà inizieranno a farsi sentire non solo i chilometri ma anche le salite, con il Monte di Ragogna che avrà il compito di andare a selezionare il gruppo dei migliori di giornata. Quando abbiamo da poco superato il cartello di metà percorso, ad allungare in testa al gruppo è il vicentino Mattia Rapporti della Borgomolino Vigna Fiorita, un allungo solitario per il ragazzo in casacca nero-verde che gli consente di mettersi in luce guadagnando una trentina di secondi sul resto del gruppo. Si passa al cartello dei 50 km al traguardo e si va a transitare sullo splendido Ponte di Ragogna, un passaggio iconico per questa Pordenone San Daniele del Friuli che ci proietta già nelle fasi decisive di corsa. Rapporti viene raggiunto quando siamo all'entrata di San Daniele del Friuli e al passaggio sulla linea d'arrivo il gruppo è pressoché compatto, molto allungato, un po' frazionato nelle prime posizioni, ma vedete che il grosso del plotone sale comunque compatto. Andatura ancora non elevatissima per il plotone che va quindi ad affrontare la prima tornata comprendente il passaggio sulla GPM del Castello di Susano. Non cambia nulla nel corso di questa tornata e quindi entriamo nel gran finale, nell'ultimo giro, quello che andrà a scalare la salita del Monte di Ragogna con il gruppo che prosegue in uscita da San Daniele del Friuli pressoché compatto.
Una situazione che quindi lascia immutate le possibilità di successo per tutti gli atleti in corsa, ed eccolo il secondo Gran Premio della montagna sul Castello di Susans, dove avviene la prima selezione interessante. Infatti vedete che in testa alla corsa si è portato il portacolori della Fontana Fredda, Alessandro Daros, sulla sua ruota anche Matteo Cettolin della Borgo Molino Vigna Fiorita, e quindi i portacolori del team Tiepolo Udine, Tommaso Cafueri e Alessio Menghini. Una situazione che vede quindi un drappello di una dozzina di unità avvantaggiarsi sul gruppo, che poi riesce a tornare compatto proprio in vista dell'imbocco della salita del Monte di Ragogna. Sulle primissime rampe di questa ultima asperità di giornata ad accelerare è proprio il ragazzo di casa, Alessandro Daros, della società ciclistica Fontana Fredda, che conosce questo tracciato come le sue tasche, innesta il rapporto più agile e tenta di fare la differenza. Sin da subito alle sue spalle il gruppo inseguitore si sfalda, e quindi per Alessandro Daros un vero e proprio forcing che gli consente di fare la differenza. All'inseguimento di Daros si muove il piemontese Matteo Di Paolo della Vigor Cycling Team, quindi sulla sua ruota anche Matteo Cettolin della Borgo Molino Vigna Fiorita, ma Daros pedalata dopo pedalata riesce a guadagnare alcuni secondi decisivi. È un'azione travolgente quella del portacolori della società ciclistica Fontana Fredda, organizzatrice anche di questa prova, un scalatore classe 2004 che in questo 2022 ha già avuto modo di mettersi più volte in luce nelle gare più impegnative. Per lui un quarto posto alla Sanrigo Montecorno e un quinto posto anche a Palù di Giovo nella classicissima delle Cantine Moser, ma soprattutto lo scorso anno al primo anno nella categoria aveva ottenuto un quarto posto alla Vittorio Veneto San Boldo e un ottavo posto al trofeo Ottavio Bottecchia di Piancavallo. Ed è Alessandro Daros che va quindi a scollinare sul Monte di Ragogna in prima posizione, per lui 42 secondi sul primo drappello inseguitore, un gruppetto composto da alcuni degli atleti più attesi alla via di questo Giro del Friuli, tra cui Tommaso Cafueri, Alessio Menghini del team Tiepolo, Matteo Cettolin della Borgo Molino Vigna Fiorita, Alan Flocco della Gottardo Giochi e Matteo Di Paolo della Vigor. Scende velocissimo Alessandro Daros e si dirige verso San Daniele del Friuli, dove è posto il traguardo di questa prima prova della 20ª edizione del Giro del Friuli Venezia Giulia riservato agli juniores. Gli ultimi chilometri consentono a Daros di godersi questa splendida azione e di andare a pregustare la sua prima affermazione stagionale, una vittoria che mancava da tanti anni alla società ciclistica Fontana Fredda, che può quindi esultare non solo per l'ottima riuscita organizzativa della Pordenone San Daniele del Friuli, ma anche per lo straordinario assolo di Alessandro Daros. Con 1 minuto e 40 secondi di ritardo giunge sul traguardo Tommaso Cafueri del team Tiepolo Udine, mentre a 2 minuti il primo drappello inseguitore regolato da Alessio Menghini, anche lui del team Tiepolo Udine. Quindi seguono Cettolin, Flocco, Musizza, Di Paolo, Spagnol, Basso e Holznecht. Dopo il traguardo vengono assegnate anche le 6 maglie di leader delle speciali classifiche del Giro del Friuli Venezia Giulia Juniores, e per Daros c'è la soddisfazione di mettersi sulle spalle la maglia gialla Regione Friuli Venezia Giulia di leader della classifica generale in attesa della Casutt Cimolais del prossimo 20 agosto. Daros, che splendido successo qui sulla retta d'arrivo di San Daniele. Sì, è stata una corsa abbastanza tirata verso il finale. Ho cercato di prendere il GPM nei due strappi dei due giri conclusivi, poi in salita sono andato via da solo e sono riuscito a vincere. Hai fatto la differenza sul Muris di Ragogna e poi questo finale al Cardiopalma. Sì, è stato abbastanza dura la salita, ma sono riuscito a staccarli tutti e poi in discesa ho guadagnato ancora e in piano ho mantenuto fino a vincere. Tappa e maglia per questo Giro del Friuli. Sì, ci so che ci sono due tappe, speriamo la prossima di mantenere la maglia, non perderla e di portarla a casa. Ecco. Facciamo una dedica.
Sì, allora prima di tutto la dedica va alla squadra e al mio allenatore che comunque ci sono sempre, mi aiutano sempre ad allenarmi e a correre, e anche alla mia famiglia che mi dà supporto e mi aiuta in tutto questo. Gilberto Pitarella, la prima prova del Giro del Friuli Venezia Giulia Juniores regala una vittoria storica alla società ciclistica Fontana Fredda. Sì, siamo veramente contenti, oltre ad essere riusciti a organizzare questa prima prova del Giro del Friuli, aver vinto in casa, anche se siamo a San Daniele, che è un arrivo spettacolare, bellissimo, siamo veramente contenti, insomma, un bel lavoro, dispiaciuti per non essere riusciti a fare il Giro del Friuli a fine maggio, per i motivi che sappiamo benissimo, ma essere riusciti a fare questa prova qua, e al 20 agosto faremo la Casuccimo Lais, e iniziare così con una bella vittoria del nostro Alessandro, veramente siamo felicissimi. Un Giro del Friuli che non poteva mancare nel calendario 2022, quindi grande determinazione nel recuperarlo, nel riproporlo anche in formula diversa. Assolutamente sì, perché ci teniamo e ci tenevamo a recuperare anche parzialmente la nostra gara. E quindi abbiamo trovato questa soluzione, chiaramente incastrando delle date nel calendario nazionale, e questo abbiamo trovato e siamo riusciti a fare queste due belle. Tanto la prima, adesso vedremo il 20 agosto, sabato 20 agosto, la 33esima Casuccimo Lais. Tanto ci godiamo questa bella vittoria che l'attendevamo da abbastanza. E merito a Claudio Biasi, il nostro direttore sportivo, merito chiaramente ai ragazzi che sono convinti delle loro capacità. Quindi bravi veramente tutti quanti. Gare sempre molto interessanti, giovani interessantissimi, alcuni di questi avremo, speriamo per loro ovviamente, di sicuro la possibilità di poterli poi rivedere tra qualche anno tra i grandi nomi del ciclismo nazionale ed internazionale che contano. Ma noi torniamo anche in Abruzzo perché, come ben sapete, visto che ci seguite con tanta attenzione, abbiamo già dedicato alcuni nostri servizi alla millenaria, questa Randonnée Gravel all'interno del campionato italiano Randonnée 2022 che si tiene il prossimo 25 di settembre nella Valle Subequano, un luogo dell'Abruzzo veramente spettacolare. Ancora una clip allora per trasmettervi tutte le bellezze di quel luogo che è possibile gustare appunto in bicicletta. Grazie anche alla disponibilità allora Claudio di Bike Life, con il quale abbiamo chiacchierato in più di un'occasione, torneremo con lui anche nella prossima puntata. È il momento della mountain bike, qui il grazie per gli amici di Io Bike per questo servizio che riguarda la MTB Prato Fiorito.
stato l'ucraino Jan Pastushenko a vincere la 20ª edizione del Grand Tour del Prato Fiorito di Bagni di Lucca, che si è corsa domenica 17 luglio. L'atleta della Cicli Taddei ha fermato il cronometro sotto le 2 ore, 1 ora 57 minuti e 53 secondi. Dietro di lui, con un ritardo di 1 minuto e 21, il colombiano della Bottecchia Factory Team, Juan Daniel Alarcón. Sul terzo gradino del podio, Alessio Trabalza della Gito Squadra Corse, a 1 minuto e 33 dalla vetta. Tra le donne, Deborah Lana della BC Scout Racing Team taglia il traguardo di Bagni di Lucca dopo quasi 3 ore di gara. Vittima di una caduta, Elisa Federigi, l'atleta del team Speedy Bike, arriva a piedi sotto l'arco di via Umberto I. Ai piedi del podio, Chiara Vernaccini del Livorno Team Bike. La giornata è caldissima, un luglio 2022 che registra ogni giorno temperature record e Bagni di Lucca, che ospita la 5ª prova del circuito MTB Tour Toscana, non è da meno, tanto che gli organizzatori, la Jurassic Bike, hanno deciso di anticipare di mezz'ora l'orario di partenza della gara, 9:30 anziché alle 10. Tre i percorsi previsti: la Gran Fondo di 42 km per 1420 metri di dislivello e il Classic di 25 km per un dislivello di 800 metri. Previsto infine anche un percorso esordiente allievi, il Grand Tour del Prato Fiorito New Generation, per una lunghezza di 14 km e un dislivello di 400 metri. Nell'albo d'oro della corsa il campione di casa Lorenzo Guidi, vincitore per 6 volte delle ultime 8 edizioni. Tutto pronto dunque per dare il via alla 20ª edizione del Grand Tour del Prato Fiorito. Alle 9:30, in punto, il fischio del direttore di gara, iniziano le ostilità. Davanti a tutti vediamo alcuni dei big: l'ucraino della Cicli Taddei Jan Pastushenko, l'atleta della Gito Squadra Corse Alessio Trabalza, specialista di cross country e ciclocross, oggi prestato alla Gran Fondo, Lorenzo Guidi, campione uscente, e Nicola Oliani, per citarne solo alcuni. Il percorso è un anello di 42 km per la prima metà, quasi interamente di salita, per poi scendere nella seconda parte fino all'arrivo di Bagni di Lucca. Un tracciato duro, reso ancora più difficile dal fondo secco e polveroso, e quindi scivoloso. La partenza è subito molto veloce, davanti a tutti, a fare l'andatura, si piazza Pietro Andreini, atleta della Viking Racing Team. I primi sono tutti in piedi sui pedali per tenere il passo. Dalle immagini panoramiche si vede comunque che il gruppo è ancora bello compatto. Il primo attacco c'è già dopo appena 2 minuti e mezzo. Dalle retrovie si stacca l'atleta della Bottecchia Factory Team, il numero 5 Juan Daniel Alarcón, che sorprende un po' tutti portandosi al comando del gruppo. A rispondere è solo Alessio Trabalza. I due si staccano così dal gruppo per il primo duello della gara. Nel frattempo, con la coppia Trabalza Alarcón ancora nettamente davanti a tutti, sullo sfondo si vede il gruppo di inseguitori ridotto a soli 6 atleti. La sfida si è dunque decisa in questi primi minuti di gara, sono questi 7 atleti che lotteranno per i 3 posti del podio. Sullo sfondo e dietro la coppia di testa si riconoscono Pastushenko, Guidi, Andreini, Pucciarelli e Varni. Dopo 20 minuti di gara si arriva al passaggio all'interno del primo paese, siamo a Guzzano, tra le strette e anguste vie. Il fondo è insidioso, fatto di pietre. Passa Alarcón, seguito dalla maglia tricolore di Lorenzo Guidi e da Trabalza. Andreini, proprio per il fondo estremamente sconnesso, è costretto a scendere dalla bici. Stesso discorso per Vanni e Pucciarelli, che fanno alcuni metri a piedi per poi rimettersi in sella poco più avanti. In località Il Mulino, dopo un bellissimo tratto all'interno del bosco, si torna sull'asfalto. La gara prosegue a medie molto alte, passa Alarcón da solo. Il colombiano non sembra cedere e anzi riesce a conquistare terreno dagli inseguitori. Deve passare circa un minuto per vedere Pastushenko, Trabalzi, Guidi e Varni. L'ucraino, tra l'altro, sbaglia anche strada, prendendo un sentiero sulla destra anziché procedere lungo la strada asfaltata. Una distrazione che però non provocherà danni particolari alla gara dell'atleta della Cicli Taddei. A ruota si vede una coppia formata da Pietro Andreini e Enrico Pucciarelli. Passa un altro minuto, sono 2 dalla testa della corsa, per vedere Mirko Tondini della Giovannelli Cicli, Luca Bertelli dell'Avis Prato Vecchio e Nicola Parenti dell'Academy Team.
Ormai molto attardato, un nutrito gruppo di atleti che viaggiano con un ritardo di almeno 3 minuti dalla testa. Tra loro si riconoscono Daniele Rossi, Emanuele Grelli, Nicola Oliani e Daniele Balducci. Via via tutti gli altri, il passaggio dall'uscita del single track è comunque spettacolare. Con le immagini ci spostiamo a Monte Fegatesi, una delle perle del territorio comunale di Vanni di Lucca. Le gerarchie sembrano ormai definitive, almeno nelle prime posizioni. All'interno delle splendide viuzze del paese si susseguono i passaggi degli atleti. Alle 10.55, dopo un'ora e mezza di gara, ci si appresta ad affrontare l'ultima parte del percorso. Il primo a passare davanti alle nostre telecamere è l'ucraino della Cicli Taddei, Jan Pastushenko. A una manciata di secondi ecco il colombiano della Bottecchia Factory Team, Juan Daniel Alarcón. Ad oltre un minuto dall'ucraino, al momento in terza posizione, il numero 10 della Gito Squadra Corse, Alessio Trabalza. Seguono Manuel Pesci della Viking Racing Team, Nicolò Varni della 00 X Sport e ancora più dietro il compagno di squadra Enrico Pucciarelli. Atleti questi che viaggiano con un ritardo dalla testa della corsa importante tra i 5 e i 6 minuti e che sembrano ormai fuori dalla rincorsa almeno di una posizione da podio. L'arrivo a Bani di Lucca conferma le posizioni degli ultimi chilometri di gara. A passare per primo sotto l'arco di via Umberto I è Jan Pastushenko. L'atleta della Cicli Taddei chiude addirittura con una media oraria di quasi 21,50 km. Jan, intanto una vittoria che ti aspettavi oppure no? No, dico sinceramente, questa è la prima vittoria assoluta, quindi la prima vittoria non l'aspetti mai. Sei partito un po' forte, però poi eri stato risucchiato un po' nel gruppo, no? Poi a un certo punto sei apparso da solo. Cos'è successo? Com'è andata la tua gara? Sì, ci siamo partiti forte, praticamente il corridore di Bottecchia ha attaccato subito in salita, ha provato di fare la differenza e poi nella metà di salita c'era un tratto proprio con la pendenza, penso 20% ghiaiato, e diciamo che si scendeva a piedi e io sono riuscito a rimanere in bici e visto che altri scendevano ci ho provato a fare la differenza, quindi ho attaccato in quel punto e sono riuscito a prendere quelli 40 secondi, un minuto che sono riuscito a portare fino al traguardo. Dietro di lui il colombiano della Bottecchia Factory Team, Juan Daniel Alarcón, che conclude la gara con un distacco di 1 minuto e 21 secondi dall'Ucraina. Sul gradino più basso del podio Alessio Trabalza della Gito Squadra Corse. Intanto se sei contento della terza posizione. Sì, dai, sono contento, visto che comunque non è la specialità di gare che faccio di solito, dunque dai, sono soddisfatto. Senti, sei sempre stato nel gruppo dei primi, no? Però poi a un certo punto vi siete staccati, che cosa è successo? Ne avevano semplicemente più di me, ho provato a fare un po' di ritmo con i primi due all'inizio, poi nella parte più dura di salita, dove siamo praticamente usciti tutti quanti a piedi, hanno preso il loro vantaggio e poi da lì ho fatto il mio passo, sapevo che ancora era lunga la salita, dunque sono andato un po' regolare. Tra le donne, la 20ª edizione del Grand Tour del Prato Fiorito è vinta dall'atleta della BC Scout Racing Team, Deborah Lana, al rientro peraltro da un periodo difficile di recupero dopo un incidente. Intanto si dice sempre te l'aspettavi, l'hai cercata, l'hai voluta o come è arrivata? No, non me l'aspettavo assolutamente, anche perché è da aprile che non faccio gare, ho avuto un incidente un mese fa e non era proprio una gara così per riprendere confidenza, quindi sono molto contenta. Senti, raccontacelo un po' come l'hai svolta questa gara. Sono partita cercando di gestirmi perché purtroppo non facendo gare da più di 3 mesi non volevo finirmi subito. Anche perché ho deciso di fare il percorso lungo, quindi non volevo gestirmi al meglio per non arrivare a 3/4 ed essere finita. È andata molto bene, ho sofferto molto il caldo, per fortuna c'erano i ristori, però percorso bello, non troppo difficile assolutamente e molto contenta del risultato. Alle spalle di Deborah Lana si piazzano Elisa Federigi, vittima anche di una caduta, e Chiara Vernaccini. Si chiude così anche la quinta prova del circuito MTB Tour Toscana, il Grand Tour del Prato Fiorito, un circuito che si conferma tra i più suggestivi in Italia per i territori che riesce a coinvolgere. Oggi a Bani di Lucca, con un tracciato che si snoda fra le bellissime montagne della media valle del Serchio e che offre panorami mozzafiato tra natura e storia.
Ed era l'ultima clip per quel che riguarda questa nostra puntata numero 221 di Cycling Lens. Grazie per averci seguito, l'appuntamento come sempre alla prossima settimana.